Buongiorno, come sempre siamo qua. Mai più Scempi è ancora una volta presente, ancora una volta perché tanti sono gli scempi. Talvolta mi viene voglia di spiegare cosa sia uno scempio, perché di opportunità questa città sembra non volersene interessare. Beh, uno scempio non è solo un luogo di tutti, perché è un luogo pubblico. Uno scempio è qualcosa che ci priva della possibilità di crescere. Crescere economicamente, culturalmente, artisticamente. Il Giardino Corallo, chiaramente a me, 52enne messinese, fa venire in mente un sacco di ricordi. Questi sono gli scempi. Quelle cose che ti fanno venire dei ricordi e che oggi non ci sono più e che magari andando a ragionarci un po' su non sai neanche perché non ci sono più. Ma non ci sono più. Questa era l'uscita, una delle uscite di sicurezza, diciamo, degli artisti di sicurezza. Beh, oggi c'è una meravigliosa pianta, alta più o meno un metro, che sta qui a ricordarci che questo era un luogo di cultura. Ma la cultura si coniuga anche con l'arte, ma ancor più con l'imprenditoria, perché qui c'erano gruppi di montatori, tecnici di palcoscenico, artisti che creavano reddito in un settore specifico che chiaramente oggi ha ben altri problemi. Ma da noi a Messina questi problemi sono iniziati parecchi anni prima, da quando anche questo è diventato uno scempio. Oggi, dal 2016, è chiuso. Nessuna programmazione in questo momento sta seguendo quest'area, che è stata affidata nel 2019, da quello che citano le cronache. Un'ulteriore opportunità, un altro buco che nel silenzio delle istituzioni, ma ancor prima, ricordiamocelo, nel nostro silenzio, quello di noi cittadini che continuiamo ad accettare questi scempi. E poi ci meravigliamo se i nostri ragazzi sono maleducati, disinnamorati, non amano la cultura, ma perché noi l'amiamo? Questa era l'entrata dei mezzi, i mezzi belli grandi che portavano le torre Lyre, le luci, le strutture del palcoscenico, le scenografie. Questa era l'entrata da dove si iniziava il percorso culturale, artistico ed imprenditoriale che camminano sempre insieme. Se la cultura che noi abbiamo avuta, alla fine accettiamo che diventi questo. O pensate che quattro colpi di scopa il giorno prima della riapertura, qualora mai ce ne sarà una, potranno cancellare questo. I ragazzi passeranno di qua e vedranno sporcizia. Questa è la cultura, sporcizia, disordine. Questa è l'arte. Come potremo fare mai innamorare i nostri ragazzi di questi luoghi? Mai più scempi. Ritorniamo ad amarli questi luoghi, perché mai più scempi è questo, è la parola della gente, la parola del cuore che ama questa città. Mai più scempi a Messina. Thank you.